Media Web TV con Martina Bordignon, ex Sassuolo, che abbiamo incontrato dall'altra parte della rete in Coppa Italia Verona lo scorso anno. Esatto. Qual è stata, tanto benvenuta, benvenuta a Mondovì, qual è stata la tua prima impressione sull'accoglienza da parte dei tifosi che vi hanno aspettato qua al Belvedere oggi? Ma è stata un'accoglienza assolutamente super calorosa, infatti sono molto contenta che il pubblico comunque segua la squadra e ci supporti in ogni momento. Era importante che fin da subito alla presentazione ci fosse un buon numero di tifosi, perché come ha detto anche Sofia è la nostra arma in più, e quindi con un pubblico numeroso che riempie il palazzetto sicuramente può essere la nostra forza. E niente, mi sembra una società molto, molto seria, e oggi è stato il primo giorno di preparazione, quindi insomma dobbiamo un attimo conoscerci tutte, però mi sembrano delle ottime persone e soprattutto molto professionali. A proposito di tifosi, gli Ultras Puma vi hanno accolto con un red carpet oggi, giusto? Sì, oggi ci hanno trattato da super top model, come si può dire. E no, ho detto, l'accoglienza è stata veramente ottima, hanno scoppiato i petardi, trombette, veramente meravigliosi, non me l'aspettavo. Adesso ovviamente pian piano inizierete a lavorare, ma quali sono gli obiettivi per la prossima stagione? Allora, io non voglio espormi troppo, però mi sembra una società che punta in alto e che vuole far bene. E l'anno scorso non abbiamo terminato e con degli ottimi risultati, quindi sicuramente il primo obiettivo è quello di migliorarsi, e poi se verranno dei risultati importanti li accettiamo ben volentieri. Grazie.